Benvenuti nel mio canale Creando con i filati. Il mio nome è Marinella e il protagonista di questo progetto sarà il filato Drake di color viola. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 125 metri, ha una composizione del 100% cotone. Ferri consigliati 4-5, uncinetto 3-4. Poi ci serviranno un paio di forbici, una goda lana, un uncinetto 3,5, dei marcapunti e un metro. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, per questo progetto utilizzeremo il filato Drake e l'uncinetto 3,5. Il consumo complessivo del filato sarà di 350 grammi. La costruzione di questa maglia si realizza unendo le piastrelle e in totale saranno 12. Queste 12 piastrelle andranno bene per tutte le taglie. Dunque, la prima cosa da fare è prendere la misura della circonferenza più larga, delle spalle, dei fianchi o della parte sopra il seno. Dovete calcolare che la parte superiore avrà una vestibilità più morbida perché andremo a lasciare un piccolo scollo, sia nel pannello anteriore che posteriore. Quindi, una volta presa questa misura, dobbiamo dividerla per due. Questo risultato corrisponderà a metà del pannello. Visto che dobbiamo realizzare quattro piastrelle, inserendole due nella parte superiore e due nella parte inferiore, dobbiamo calcolare la grandezza della piastrella. In questo caso, dobbiamo prendere la misura della circonferenza e dividerla per 4. Non calcolate queste due perché corrispondono alle maniche. Quindi il risultato è di 22 centimetri, significa che ogni piastrella deve misurare 22 per 22. Ovviamente, in base alla vostra circonferenza, vi andrete a regolare con i centimetri. Quindi, se avete bisogno di una piastrella un po' più grande, basta proseguire con i giri di lavorazione. Ma in base ai centimetri potete proseguire o con giri di maglie basse o mezze maglie alte o maglie alte, perché ogni giro di maglia alta corrisponde a 2 centimetri. Calcolando che le piastrelle sono 2, diventano 4 centimetri, quindi per ogni taglia si aumenterà di 4 centimetri. Ma nel caso in cui fossero in più, perché in teoria per ogni taglia si aumenta di 2 centimetri, anziché lavorare la maglia alta, procederete o con la maglia bassa o con la mezza maglia alta. Una volta calcolata la prima piastrella, la moltiplicherete per 2. In questo modo otterrete metà della circonferenza. Nel mio caso è di 44 centimetri. Quindi, una volta realizzate le 12 piastrelle, le andremo ad assemblare. 4 per il pannello anteriore, 4 pannello posteriore, 2 per ogni manica. Quindi, da questo punto a questo, che corrispondono all'unione di due piastrelle, andremo ad ottenere un'altezza di 44 centimetri. Visto che voglio una maglia un po' più lunga, procederò con giri di maglie alte concentrici, senza mai chiudere il giro. In questo modo otterrò una maglia lunga a partire da questo punto a questo di 54 centimetri. Questi 10 giri di maglie alte corrisponderanno a un'altezza di 10 centimetri. Più 44, che sono le due piastrelle, otteniamo 54. Ovviamente, se desiderate una maglia un po' più lunga, basta proseguire con i giri di maglie alte. Per quanto riguarda la manica, sarà di 44 centimetri. Ovviamente, se desiderate una manica un po' più lunga, basta proseguire con i giri di maglie alte. Detto questo, vi lascio all'esecuzione del lavoro. La costruzione di questa maglia si crea unendo piastrelle come queste e in totale ne dobbiamo creare 12.
4 per il pannello anteriore, 4 posteriore e 4 per le due maniche. Ogni piastrella misura 22x22. Allora facciamo un piccolo calcolo. Io mi ritrovo con una circonferenza busto di 88 cm. Diviso 2 corrispondono a 44 cm, che sarebbe metà della circonferenza. Quindi devo realizzare due mattonelle che arrivano ad ottenere una larghezza di 44 cm. Nel mio caso, che sono 22 e 22, arrivo a 44. Questa è una misura per una taglia 42, ma come vi dico sempre, le 42 possono variare. Per le taglie più grandi, basta proseguire con i giri di lavorazione, ma fate conto che ogni giro in più per piastrella sono 2 cm, quindi andrete ad ottenere 4 cm in più, perché calcolando le due piastrelle, 2 più 2 fa 4. Nel caso in cui 4 cm fossero troppi, anziché lavorare le maglie alte, procedete con giri di maglie basse, oppure con giri di mezze maglie alte. Questo ovviamente dipenderà dalla vostra taglia e di quanto sarà larga la vostra piastrella. Quindi, una volta sincerati di aver preso la misura giusta, proseguite con la realizzazione delle piastrelle. E per realizzarle dovete andare nel mio secondo canale che si chiama Ferro Uncinetto con Mari. Comunque vi metterò il link sotto il video e nella schermata finale. E in totale ne dovete realizzare 12. Una volta create tutte 12 vi farò vedere come assemblarle. Dunque, realizzate tutte le piastrelle, possiamo pensare all'assemblaggio. Vi metto la foto su per farvi vedere come sistemarle. Quindi abbiamo 4 per il pannello anteriore e 2 per le maniche. La stessa cosa dobbiamo fare per il pannello posteriore. Arrivato a questo punto, procediamo con le cuciture. Le cuciture vanno realizzate dal dritto del lavoro. Se non volete utilizzare l'ago, potete unire le piastrelle con l'uncinetto realizzando le maglie bassissime. Inizio bloccando il filo. Vedete, ho fatto un piccolo nodo e lo blocco e ripasso. Facciamo passare l'ago sotto in questo modo. Vedete, entro tra le due asoline. E tra queste due. E ripasso il filo. Abbiamo due asole, 1 e 2. Faccio passare l'ago prendendo l'asola verso l'esterno e prendo l'asola della piastrella opposta e procedo in questo modo per tutta la cucitura. Dunque, ho completato tutte le cuciture. Allora, nella parte anteriore ho cucito quasi 3 cm. 3 cm. Nella parte posteriore sono 2 cm. Ovviamente, in base allo scollo che desiderate, andrete a cucire più centimetri. Dopodiché sono andata a realizzare questa piccola targhetta con il mio nome.
Molto semplice da realizzare, in modo da distinguere il pannello posteriore da quello anteriore. Quindi, una volta cucite tutte le piastrelle, pensiamo a rifinire la parte inferiore. Per chi desiderasse una maglia corta, la può lasciare così com'è. Come lunghezza sono arrivata ad ottenere 44 cm. La manica, a partire da questo punto fino al termine, è sempre 44 cm, per un'altezza di 22. Ovviamente, in base allo scalfo della manica che desiderate, vi andrete a regolare con la piastrella della manica. Quindi, in questo caso, cosa dovete fare? Una volta cucite tutte queste piastrelle, quando arrivate alla manica, se realizzate un giro in più, andrete a cucire la piastrella fino, vedete, a questo punto, in base alla larghezza della piastrella. Quindi, arrivata a questo punto, procediamo nel rifinire la parte inferiore. Inizio da un punto qualsiasi, in questo caso partirò dal primo fianco. Entro con l'uncinetto non dove ho questo foro, che è stato realizzato attraverso le due catenelle, ma prendo direttamente la maglia e faccio una maglia bassa e una catenella che sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, maglia alta, e procedo per tutto il perimetro realizzando le maglie alte. Dunque sono arrivata dove abbiamo l'unione delle piastrelle e abbiamo il foro realizzato dalle due catenelle. All'interno realizziamo due maglie alte. Passiamo direttamente nel foro successivo e procediamo con due maglie alte. E riprendiamo con le maglie alte sottostanti fino ad arrivare all'unione delle altre due piastrelle. Dunque mi ritrovo dove abbiamo l'unione delle due piastrelle e abbiamo due fori, 1 e 2. All'interno realizzeremo due maglie alte. E procediamo con le maglie alte sottostanti. A questo punto dovremmo chiudere con la classica maglia bassissima, ma per fare in modo da non evidenziare la linea di chiusura ve ne faccio vedere un'altra. Quindi andremo a chiudere con una maglia alta anziché chiudere nella catenella nella maglia bassa sotto e inseriamo il marcapunti dove sta ad indicare che abbiamo terminato il giro. Da questo momento in poi procederemo con giri di maglie alte concentrici, significa che non chiuderemo più il giro fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Sono arrivata al termine del giro, a questo punto togliamo il marcapunti e realizziamo la maglia alta. Inseriamo il marcapunti e procediamo in questo modo fino a terminare tutti i giri di lavorazione. Dunque ho completato i miei giri di maglie alte, che in totale sono 10. Arrivato a questo punto possiamo chiudere il giro. Togliamo il marcapunti
e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza maglia. 1, 2 e 3. In questo modo abbiamo pareggiato tutti i punti. A questo punto possiamo tagliare il filo. Prendiamo un ago da lana e facciamo sparire il filo di lavorazione. E voilà, siamo arrivati al termine del progetto e questo è come si presenta. Sono andata avanti per un totale di 10 giri che corrispondono ad un'altezza di 10 cm. Se desiderate una maglia un po' più corta, basta realizzare meno giri di maglie alte. Come vedete, non abbiamo nessuna linea di chiusura e abbiamo avviato il giro da questo punto. Vedete? Nel caso in cui vogliate una manica un po' più lunga, anche in questo caso, una volta cuciti i due pannelli e formata la manica, potete lavorare in tondo, proseguendo con giri di maglie alte. E molto probabilmente realizzerò una borsa con questa stessa piastrella, in modo da realizzare un bel cordinato. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li troverete sotto il video, nell'anteprima della community di YouTube e all'inizio del video. Per qualsiasi dubbio non esitate a scrivermi sotto i commenti e vi risponderò il prima possibile. Vi ricordo anche che ho un secondo canale che si chiama Ferro Uncinetto con Mari, dedicato a tutti i punti all'uncinetto e a maglia. Detto questo, vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.